La comicità sale in cattedra all'Uni 3 di Lodi. Nel Salone Sandro Pertini, pubblico delle grandi occasioni, è tornato a sorridere con Viviana Porro e Franco Rossi. Un momento di serenità in un periodo di grandi sofferenze, non solo psicologiche. Stimolato dalle domande di Marilena De Biasi, presidente dell'Uni 3, e aiutato dalle immagini proiettate sullo schermo, Franco Rossi ha strappato il sorriso a tutti con aneddoti personali, frasi di personaggi celebri e ricordi in esclusiva delle sue comparse televisive. Spazio anzitutto ai ricordi di famiglia con alcune confidenze sui due genitori che hanno coltivato l'anima ironica del comico lodigiano. Poi, spazio alla sua attività teatrale televisiva con un angolo dedicato ad un noto personaggio degli anni 60 e 70 a Lodi, Campana. E Giovanni Carlo era qualcosa di meraviglioso perché era un'anima buona confronto agli altri e aveva tutto questo modo di parlare che era molto, molto, molto strano, no? Non so, molto colorito, cioè Franco, perché eravamo proprio Franco, senti. Adesso sono in giro per Milano, cioè cosa fai? Cioè, fate in giro per Milano, ma con cosa giri? Col metro napoletano. Era meraviglioso, ogni volta ne aveva una nuova. Adesso vado in ferie, vado al mare. Cioè, dove vai al mare? A Bergamo. Era un qualcosa di meraviglioso. Non pago, un giorno mi fermo e fa, Franco, non pago, sai che adesso non pago più le medicine? Ho detto, ma perché? C'ho il tic-tac! Infine, gli incontri sul piccolo schermo, da Mario Biondi a Belen Rodriguez. E poi tutti ti chiedono di Belen, no? Com'è, te la vedi, com'è? È che c'è tanto da... Ma la cosa bella è vedere le cose dietro le quinte. Come si muovono questi personaggi? Dire, lei è una persona normalissima che fa il suo lavoro, è una bella donna, non c'è niente da dire. Però questa gente qua è attorniata da una serie di personaggi. Come lei si muove, c'ha il parrucchiere che corre dietro, c'ha lo stilista che mette a posto i vestiti. Il parrucchiere è qualcosa di meraviglioso, perché pesa 150 kg, no, pesa un uomo... E poi un uomo. È là che gira così, la rincorre per tutto lo studio. Dove sei? E gli mette a posto i capelli. E questo secondo me fa ancora più ridere, perché sono cose così assurde, è possibile che una persona si muova e c'è dietro 10 persone che la seguono. Il tutto come sempre col sorriso sulle labbra. Aspetta un momento, ecco, questa è molto attuale, è sempre di Einstein e riguarda un po' questa situazione che stiamo vivendo. Dice, se verrà dimostrato che la mia teoria della relatività è valida, la Germania dirà che sono tedesco e la Francia che sono cittadino del mondo. Se la mia teoria dovesse essere sbagliata, la Francia dirà che sono un tedesco e la Germania che sono un ebreo. È bellissimo.